Buon pomeriggio a tutte e tutti. Siamo alla seconda giornata degli incontri culturali dell'evento Portici Divini 2020. Come sappiamo tutti, c'è stato un nuovo DPCM proprio oggi. Devo fare una piccola comunicazione di servizio. Tutti gli eventi che sono stati comunque organizzati per Portici Divini nelle enoteche, quindi esclusivamente enoteche, quindi dove non c'è ristorazione, continueranno a seguire la programmazione che avevamo già fatto. L'ho detto ieri, lo ripeto oggi in totale sicurezza, perché abbiamo tecnicamente, misurato gli spazi disponibili delle enoteche sia dentro che fuori, e quindi abbiamo stabilito, sulla base appunto di proiezioni geometriche come da norme anti-Covid, il massimo di convitati per ognuna di queste degustazioni. Quindi sono numeri molto piccoli e ricordo che le degustazioni avvengono da seduti con la mascherina, si toglie la mascherina quando si degusta il vino e poi la si rimette. Dunque mi rendo conto che è un po' complicato, ma in ogni caso io credo che sia comunque importante mantenere questa programmazione, perché certamente siamo tutti preoccupati di questa emergenza, ennesima emergenza. Tuttavia, ripeto, se le cose vengono fatte seguendo le regole, credo che non ci siano problematiche o pericoli per nessuno. Io poi personalmente ritengo che alcune cose che giovano anche alla psiche, come ad esempio il vino, ma anche i dolci, non dovrebbero essere totalmente aboliti. Infatti, per fortuna, in questo DPCM si dice che le pasticcerie alla domenica rimangono aperte, il che mi tranquillizza abbastanza, perché io credo che una buona pasta, un buon pasticcino risolleva un po' il morale, ecco. Forse ancor più che una pagnotta semplice, ecco. Quindi questo mi fa piacere dirlo. Voglio anche solo dire due parole sulla giornata di ieri, che per me è stata, come sempre, da quando conduciamo questi appuntamenti, grazie anche ad Alessandro, estremamente interessante, secondo me molto interessante, perché si è parlato di comunicazione del vino con due giornaliste, si è parlato delle nuove metodologie di comunicazione. Io devo dire, non l'ho detto ieri ma lo dico oggi, che quest'anno Portici Divini si è avvalsa della collaborazione di una cosiddetta wine influencer. Si chiama Sara Piovano, che ci sta seguendo, che ha seguito tutto l'evento e che devo dire, dal punto di vista della comunicazione, ha dimostrato certamente che può aiutarci, in qualche modo, alla diffusione delle notizie che noi dobbiamo dare e che riguardano, come ricordiamo sempre, la valorizzazione dei vini del Torinese. Detto questo, io volevo ancora aggiungere che, oltre alle giornaliste, poi c'è stata la comunicazione di due sommelier, che sono quelli che comunicano direttamente il vino al cliente, e infine abbiamo avuto un incontro con un enologo che è anche proprietario di un'enoteca, che ci ha invece spiegato in qualche modo come si possa comunicare il vino in maniera molto approfondita, molto tecnica e tuttavia molto interessante per me, che sono, devo dire, un neofita, in quanto si possono dare delle informazioni molto specifiche che rappresentano, come ha detto lui, anche un po' l'emozione del vino, cioè il fatto di mettere in evidenza tutta la filiera, quindi dal vitigno fino al consumo di questo meraviglioso nettare. E quindi per me è stato particolarmente utile, perché mi ha insegnato alcune cose che ovviamente non sapevo, e quindi come si possa comunicare in modo molto diretto, molto sintetico, il vino attraverso i sommelier, che devono stimolare in qualche modo la clientela,
E poi un altro modo di comunicazione molto più approfondito, con un'idea molto interessante, cioè quella di creare un sistema comunicativo che, ad esempio, nel nostro caso, cioè nel famoso Torino Doc, che è già di per sé un claim, è già di per sé un brand, è quello di lavorare tutti insieme perché questo brand diventi sempre più, diciamo, in qualche modo apprezzato e conosciuto. Proprio oggi ho letto una pubblicità, con mio grande stupore, del Barolo Week. Il Barolo viene proposto al calice in città del sud, del centro e del nord, e in un unico weekend. Quindi questo dimostra esattamente quello che abbiamo detto ieri, cioè un grande brand si può proporre a livello nazionale e internazionale con queste operazioni. Bene, io ho un po' espresso quello che mi è venuto in mente dopo queste comunicazioni, e oggi credo sarà altrettanto interessante. Quindi passo la parola ad Alessandro. Grazie. Scusate il fiatone, ma è la mascherina. Grazie Germano Tagliasacchi, che è direttore quindi della Fondazione Contrada Torino Onlus, che è proprio l'organizzatrice di questi portici divini. Ecco, come hai sottolineato, Germano, questa edizione, diciamo, un po' diversa, piena di contenuti e soprattutto, oserei dire, pieni di speranza. E forse il messaggio, tu hai detto giustamente che un dolce, un calice di vino aiutano anche molto psicologicamente, e in questi mesi difficili che abbiamo trascorso, che stiamo purtroppo ancora vivendo, sicuramente sono un aiuto importante. Non sono d'accordo sul fatto che tu sia neofita, perché oramai sei diventato anche tu a pieno titolo un comunicatore del vino, che come comunicatore senz'altro, assaggiatore penso che lo fossi anche già prima, quindi sei dei nostri a tutti gli effetti. Allora, il messaggio, diciamo, anche lo so che è scontato, ma cerchiamo di essere tutti molto 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 rigorosi, perché per evitare che ci siano ulteriori restrizioni che significano proprio, diciamo, anche per certe attività, a partire dai medici, perché noi diciamo subito i nostri, ovviamente i ristoranti, coloro che vivono nel mondo del cibo, dell'intrattenimento, dell'organizzazione eventi, ma pensiamo anche ai medici e pensiamo alla nostra salute. Quindi mi raccomando, rigore per tutti. E poi effettivamente arriviamo la sera, un calice di vino, anche se in questo momento lo beviamo a casa, ma beviamo anche quello del territorio, beviamo quello dei nostri viticoltori, che cerchiamo più che mai di fare sistema, di essere uniti, per poter poi ritrovarci ancora più in modo più conviviale, più fraterno, appena le condizioni ce lo permetteranno. Allora, io oggi non mi sono presentato, sono Alessandro Felis, sono un giornalista e critico enogastronomico. Ieri abbiamo parlato di comunicazione, diciamo in modo stretto, ma stiamo sempre facendo comunicazione del vino. Oggi, con l'ospite che ho qui adesso e con quelli che seguiranno in questa giornata, parleremo anche del vino in cucina, cioè il vino non solo come accompagnamento, come parte integrante di un pasto, ma il vino per cucinare. Allora, alla mia destra ho Claudio Cavallera. Claudio Cavallera, ci conosciamo da tanti anni. Sì. Cuoco chef, perché con lui più di volte, tante volte abbiamo detto quanto questo termine oggi sia usato, inflazionato, ma lui è uno chef coi fiocchi, e io amo definirti uno chef formatore, perché tu ti sei sempre occupato di formazione. Credo che tanti tanti sono i ragazzi, che oggi sono un po' meno ragazzi, che troviamo in locali torinesi e non solo, che sono passati, diciamo, alla tua scuola, che hanno avuto modo di fare esperienza con te. Allora, innanzitutto, Claudio, allora tu quanti anni sono che fai questo mestiere? Perché tu sei giovane, ma sono un po' di anni, vero? Che calcolando che abbiamo iniziato proprio quando eravamo ragazzi, quindi a 15 anni, no? Perché ricordiamo quando andavamo a scuola alberghiera, ai nostri tempi c'era l'obbligo pressoché di andare l'estate a fare le stagioni, di iniziare comunque a intraprendere il mestiere, di conseguenza si inizia già a 15 anni dopo il primo anno di scuola alberghiera, perché comunque dovevi fare della pratica e dovevi avere appunto la pratica per poter entrare anche nell'anno successivo. Oggi non si fa più così, però effettivamente
c'era un pochino più di rigore e anche di rispetto forse anche nel senso proprio del nostro lavoro, quindi di la pratica prima di tutto, e quindi le scuole ti chiedevano di far pratica. Quindi ahimè, purtroppo, sono felice di dire che sono più di 30 anni, 35 anni che sono dentro le cucine e quindi un po' di esperienza diciamo che l'abbiamo fatta sia in Italia che all'estero, e quindi chiaramente quello che dico sempre è la cucina è per me sempre stata la cosa più bella, più importante che faccio, e quando ho avuto anche l'opportunità, come tu stai dicendo, di poter insegnare, di poter trasmettere questo mio sapere ad altre persone, è stato veramente uno dei momenti più belli che ho condiviso con tantissima gente, con tantissimi ragazzi e, come dici tu, appunto, persone che hanno intrapreso questo mestiere e oggi sono comunque dei bravi ristoratori o comunque sono in giro per il mondo, ancora tra l'altro in contatto grazie ai social che esistono in questo momento, abbiamo l'opportunità di rimanere in contatto appunto con questi allievi che tanti hanno fatto grandi progressi in giro per il mondo e portano chiaramente la nostra cucina nel mondo. Ecco, peraltro, guarda, ne parlavamo un attimo fa prima di essere collegati, e questo veramente non l'ho fatto apposta. Nell'incontro successivo, quello delle 4:30, ci sono due ragazzi, insomma, due di una trentina d'anni, comunque ragazzi, che sono tutti e due sommelier responsabili di sala. Uno vedremo del ristorante Giudice, l'altro della fassoneria qui vicino di via San Massimo. Tutti e due erano compagni di scuola al Colombatto e tutti e due sono passati sotto le nostre grinfie, esatto, in un concorso, diciamo, un po' di anni fa. E peraltro, e anche questo, ripeto, veramente casualmente, o allora vuol dire che ne abbiamo veramente avuti tanti, o allora li ho scelti nel mazzo. C'è anche Stefano Sforza, che speriamo che riesca a raggiungerci, ma lui aveva un servizio a pranzo, ha detto che faceva il possibile per arrivare, che lui oggi è chef del ristorante Opera, e anche lui sempre in questo concorso di un po' di anni fa l'abbiamo conosciuto, lui alla scuola, all'Istituto Albert di Lanzo. Quindi li ritroviamo, ragazzi, così abbiamo anche modo di verificare se hanno ritenuto qualcosa dei nostri insegnamenti. Allora, il tema di oggi, Claudio, il vino in cucina. Allora, io dico sempre che il vino, il sale in cucina nascono come necessità per conservare la carne, anzitutto per conservare i cibi, perché noi oggi come oggi la facciamo facile, il sottovuoto, surgelazione, congelazione, frigorifero, e pensiamo che tutto sia relativamente semplice, l'abbattitore e così via. Ma una volta la conservazione ovviamente era molto più ardua, e il sale, anzitutto, che oggi come oggi lo vediamo per insaporire, ma aveva un ruolo fondamentale, tant'è che io ricordo sempre le guerre del sale, le vie del sale erano importanti, e il vino, oggi ricordiamo, ma adesso sarà Claudio a parlarcene, tanti piatti fatti col vino che non nascevano, forse perché un giorno uno chef diceva sarebbe bello mettere questa carne a macerare per il sapore, ma perché il vino, quindi l'alcol, aveva un ruolo fondamentale nella conservazione del prodotto. Esatto. La nostra cucina piemontese è ricca di piatti, di fatti col vino. Allora, vediamo insieme, ce ne dice alcune che sicuramente conosciamo tutti, ma ricordiamo un po' quali sono un po' diciamo i pilastri. Poi le due parole che si usano di più sono appunto il salmi o il silvè, che sono appunto queste due preparazioni dove il vino ne fa naturalmente da principe, poiché appunto il salmi era l'utilizzo della selvaggina da piuma, il silvè veniva invece usata la selvaggina da pelo, e venivano messi appunto a macerare nel vino. Prevalentemente anche qui si parla sempre di vino rosso, nonché volendo si può anche macerare nel vino bianco, però sembra che studi che hanno fatto qualche anno fa, sembra che comunque il vino rosso comunque sia migliore nel fatto della macerazione delle carni, perché comunque sembra che comunque dai studi fatti che aiuta a comunque ad ammorbidire quella che è
quella parte di collagene che sono queste, che sono all'interno di queste carni. Quindi carni che quali siamo? Se, abbiamo parlato di selvaggina, ma sicuramente quella che conosciamo di più sono gli stracotti, i brasati al vino, e che sono appunto pezzi di carne che comunque hanno molto tessuto connettivo, hanno del collagene, e quindi questa macerazione all'interno del vino faceva sì che queste carni si ammorbidissero. Chiaramente bisogna sfatare il fatto che le carni non prendono il sapore del vino, perché il vino non entra all'interno delle carni, però comunque l'aromatizza, perché comunque ci sono i tannini, ci sono i polifenoli che aiutano anche a prendere colore della carne, aiutano a far sì che l'umidità stessa delle carni venga mantenuta all'interno della cottura. Quindi questi sono studi che hanno fatto e sembra che siano comunque risultati positivi questi studi, che effettivamente il vino rosso, grazie ai tannini, grazie ai polifenoli, aiuta ad ottenere delle carni più morbide. Senza svelarci ricette, perché so che i cuochi sono abbastanza gelosi delle loro ricette, ma senza andare poi anche nel dettaglio, ma ecco, in linea di massima, una marinatura quanto deve durare nel vino? E poi, oltre il vino, puoi dirci qualche ingrediente che aggiungi per insaporire, per aiutare, diciamo, questa marinatura? Allora, sicuramente nel vino aggiungiamo sicuramente quelle che sono le verdure, quindi la cipolla, il sedano, la carota, che vabbè, in cucina si semire qua, ma adesso, sicuramente ormai questi, guardando la televisione, le conosciamo già. E poi sicuramente si usano delle spezie, che è la cannella, il chiodo di garofano, le bacche di ginepro, queste danno profumo. Ricordiamoci anche le spezie insieme al vino comunque possono essere d'aiuto a conservare, a dare profumo. Chiaramente una volta si usava anche per togliere gli odori forti delle carni, perché appunto noi adesso facciamo la marinatura, mettiamo in frigo. Una volta non esistevano i frigoriferi, esistevano le cantine, queste ghiacciaie, queste parti un po' fredde della casa, però comunque le carni potevano tendere ad avere dei sapori un po', odori forti. Ecco che l'utilizzo delle spezie all'interno di questa marinatura aiutava anche a questo scopo. E cosa dire, la marinatura, anche lì ci sono libri antichi di Piemonte che parlano che è sufficiente, parliamo di adesso, sufficiente anche solo una notte di marinatura, questo perché per andare anche incontro al fatto che la ristorazione ha necessità di cuocere e di portare avanti il lavoro. Chiaramente in passato la marinatura poteva durare dei giorni interi, no? Perché comunque, come detto te, era un sistema di conservazione, quindi mettere le carni sotto il vino era proprio fatto di conservare queste carni dall'invecchiamento, da prendere odori forti. Le cotture, poi vabbè, chiaramente le cotture di queste carni vanno naturalmente tolte da questa marinatura e vanno fatte rosolare. Ricordiamoci sempre che la rosolatura è importante, va asciugata la carne, rosolata, per far sì che le proteine si cauterizzano attorno alla carne, quindi comunque rimangono i sapori, i succhi all'interno, e poi chiaramente si continua la cottura con la marinatura che è stata usata per tenerla in conservazione e si porta in cottura. Voglio ricordare, come ci siamo detti anche prima, che la differenza anche tra salmè e salmiè e sibè era dato da una cosa che adesso ormai non si fa più, non si usa più, ma nel silbé veniva usato anche il sangue dell'animale. Ecco, oh, bravo. Questo perché faceva sì che dava quel... Prima di tutto il sangue è un legante, quindi aiutava anche a tirare la salsa, a legare la salsa, e chiaramente quello che dava quel sapore, quel colore bello scuro del salmì stesso, del silbé stesso. Oggi si sostituisce con 2-3 cucchiai di cacao. Che danno. Ma ormai ci capiamo al volo, perché stavo proprio per chiederti, esatto. Ma è vero che si può mettere il cacao? Esatto. Mi hanno qualcuno? Esatto. L'altro giorno mi ha detto anche il caffè. Sì, sì, io il caffè non lo metto, ti dico la verità, non l'ho mai messo, però il cacao è un'usanza che uso spesso. Quindi faccio... si usa per legare. Assolutamente sì, proprio. Perché aiuta a dare questo colore scuro alla salsa finale, chiaramente, perché se poi tu tiri la salsa e questa salsa è marroncino chiara, è poco attendibile anche, no? Perché siamo abituati a vedere questi brasati con queste salse belle scure, quindi il cacao ci viene incontro al posto del sangue dell'animale. Quindi ecco, mi sono contento, perché oggi credimi che sono pochi anche i tuoi colleghi che sanno la differenza tra salmì e sibè, perché è uno di quei giochetti che faccio sempre io, anche quando entro in una cucina che vedo queste carni magari nel vino marinare, dico: ma
sapete dirmi la differenza? Allora ti guardano un po' in modo un po' strano e poi dicono no, ma sono sinonimi. No, forse poi oggi sono diventati sinonimi, ma non è così. Sì, però 30 anni fa queste cose venivano forse spiegate meglio. Adesso con la globalizzazione anche della cucina in televisione si sa tutto ma non si sa niente, perché comunque, diciamo, quando ho iniziato io alla scuola alberghiera davano molta importanza alle differenze dei nomi, e differenze appunto perché veniva fatto in quel modo e perché veniva chiamato in determinato modo. Un pochino sono sparite. Un po' come tutte le salse base. Esatto, diciamo, esatto. I roux, sì. Queste... Poi ai tempi che ho iniziato io, la besciamella, che non c'entra niente con quello che stiamo parlando, però la besciamella era una preparazione che durava un sacco di tempo, perché veniva fatta a bagnomaria, doveva essere fatta con un certo garbo, la cipolla picchettata di chiodi di garofano, la noce moscata, cosa che non si fa più. Oggi... Beh. Oggi ci sono i brichetti, a prescindere dai brichetti, però si fa molto più velocemente, no? Quindi sicuramente si sono persi un po' quei tempi che c'erano forse 20-30 anni fa in cucina. Okay. Allora, senti, visto che io approfitto della tua consulenza, abbiamo detto la differenza tra Sivè e Salmì. Tu hai detto che bisogna fare bene rosolare la carne. Allora, gli stessi termini brasato, che penso venga da braisé in francese, sì, che appunto è rosolare, e stracotto, sono sinonimi o anche qui sono due tipi di cottura diversi? Beh, stracotto penso che capiamo già cosa significa. Esatto. Ma in quel caso lì non necessita fare anche la rosolatura, perché lo stracotto fa sì che la differenza è che nello stracotto una salsa più buona, che poi è difficile anche sentirlo, comunque con buona qualità di carne, un buon vino piemontese messo per fare la marinatura, sicuramente la differenza la senti. Questo lo dico perché purtroppo spesso in cucina si usano vini mediocri per fare questo lavoro qua, e quindi poi certamente fai fatica a capire la differenza tra brasato e stracotto. Però il brasato tendenzialmente tende ad avere una carne più compatta, più asciutta, proprio perché abbiamo fatto rosolare la carne e di conseguenza manteniamo all'interno i suoi sapori e i suoi succhi. Lo stracotto invece viene fatto, cioè è un tutt'uno con la salsa, quindi lo stracotto diventa già una cosa tutt'uno con la salsa, quindi la differenza è minima, però è sostanziale, quindi sono due cose diverse. Ma è un po' come anche quando si parla di bollito e di lesso, che anche qui, diciamo, uno viene fatto per la carne, l'altro è più fatto per il brodo. Esatto. E quindi... Sì, diciamo che la stessa cosa che cauterizza queste proteine, questi attorno alla carne, nel bollito viene fatta immergendolo nell'acqua bollente, come e quindi la carne cosa fa? Si cauterizza, si chiude e mantiene i suoi sapori all'interno. Chiaro, il brodo è sempre buono, non è che... Però diciamo, però... lì è buona la carne. È buona invece la carne. Se voglio fare un risotto, se voglio fare un brodo, diciamo così, faccio lessare, quindi la metto già con l'acqua fredda. Con l'acqua fredda, esatto. Qualcosa. L'ho ritenuto anch'io in tutti questi anni che frequento i cuochi. Quindi bollito, lesso, stracotto, brasato, esatto. Benissimo. Senti, ecco, hai detto una cosa molto, molto importante, ovviamente non sarò io a contraddirti, che è importante usare dei vini buoni, perché certo. Purtroppo io tante volte nelle cucine vedo dei vini improponibili, perché dicono, ma tanto questi li usiamo per brasare, per sfumare. No, ragazzi, il vino deve essere importante. Allora, prima hai parlato di tannini, di polifenoli, quindi immagino che principalmente per questi tipi di preparati dobbiamo usare dei vini rossi. Carichi di tannini, di polifenoli, quindi dei vini rossi importanti. Escludiamo i vini bianchi, perché adesso io non so, penso il coniglio e la ligure, tante volte lo fanno o col rossese, lo fanno anche col pigato, col vermentino, che quindi sono vini bianchi, diciamo, ma lì per sfumare forse. Per sfumare. Ma, ripeto, nessuno toglie che si può anche macerare dentro il vino bianco, questo nessuno te lo vieta, però sicuramente principalmente il vino rosso dà un altro sapore sicuramente alle carni, che notevolmente è migliore, perché comunque i vini rossi di un certo peso riescono anche in cottura a far uscire i sapori diversi sia della carne sia del vino stesso, no? Quindi, è come quando beviamo un buon bicchiere di vino, cioè se beviamo un bicchiere da supermercato, beviamo di una buona bottiglia, ce ne rendiamo conto, quindi la stessa cosa succede anche nella cottura, quindi è vero che denaturalizziamo il vino in cottura, perdiamo l'alcol perché l'alcol viene va in evaporazione, però comunque i sapori del vino rimangono nella cottura. Assolutamente. Peraltro, ecco una cosa che dobbiamo ricordare, quando si usa un vino
per, diciamo, per una ricetta, per un piatto, per cucinare un piatto, lo stesso vino dovrebbe essere usato per abbinarlo. Per abbinarlo. Quindi, sì. Allora, pensiamo classico Brasato al Barolo, ma noi siamo in provincia di Torino, teniamo Barolo, pensiamo all'uva che, da cui deriva il Barolo, che è il Nebbiolo, ma noi il Nebbiolo ce l'abbiamo in provincia di Torino, col Canavese Nebbiolo, col Carema. Assolutamente. Quindi sì, sì. Un bel Brasato col Carema, è fantastico, con un certo. Nebbiolo del Canavese, va bene. E quindi lo abbineremo anche a tavola con lo stesso vino, o diciamo perlomeno con un vino derivato dallo stesso vitigno, dalla stessa uva. Quindi se vogliamo fare il Brasato col Canavese Nebbiolo, con un altro Nebbiolo che abbiamo, e che poi lo beviamo col Caremo con un altro Nebbiolo, va benissimo. L'importante è che ci sia questo filo conduttore, diciamo, per un abbinamento fatto a regola d'arte. Quindi abbiamo parlato di Selvaggina, abbiamo parlato di secondi principalmente. Tu il vino lo usi, diciamo, anche in altri piatti? Per esempio, guarda, vabbè, nei primi... l'azzardo più bello nei primi è fare ridurre una buona bottiglia, ecco, di Nebbiolo, come dici tu, farla ridurre e poi utilizzarla negli impasti delle paste. E allora sì che ottieni un tagliarin al vino che è tanta roba, molto buona. Vedi, io stavo per dire i risotti, ma ovviamente questo non ci avevo pensato. Assolutamente, ottieni delle tagliatelle fantastiche che all'interno appunto gli metti questa riduzione di vino, e chiaramente la puoi sposare con dei bei ragù. Anche qui puoi osare con un ragù di Selvaggina, no? Quindi dare... Sì, certo. Cioè, paradossalmente scomponi un po' quello che è il Brasato, ma non, in fondo fai una buona pasta con il vino all'interno e poi lo accompagni con un buon ragù di Selvaggina o comunque un ragù importante, una salsa importante. Io non so tu, Germano, ma mi sta venendo una fame, anche perché a mezzogiorno ho mangiato una mela e un po' d'uva per arrivare qui in fretta. Dico, adesso sentire tutti questi ragù, questi diciamo queste marinature, vabbè che ancora meno male che oggi la temperatura è buona, perché facesse un po' più fresco, sì, magari con una polenta cominciamo a pensare a queste cose. Claudio, ci stai facendo venire veramente fame, quindi giustamente possiamo anche usare il vino, ecco, per impastare quindi i tagliarini, per fare dei, sì, tagliarini. Penso che anche nei ripieni dei classici agnolotti, così, quando si usa il Brasato, certo, come ripieno, diciamo, altre carni, anche qui il vino può entrare. Volevo ricordare, non so se tu lo ricordi, i nonni. Come se lo fa? Gli agnolotti, no? Io ho quel ricordo, anche Germano interviene qua. Io ho quel ricordo fantastico di mio nonno che aveva la sua ciotola di ravioli fatti in casa, gli agnolotti, e gli metteva il bicchiere di vino, sì, la bella barbera, cos'è che era. Ma erano anche poi gli agnolotti cordonà, quelli serviti nel tovagliolo, sì, diciamo, sì, così, col brodo vicino, e poi metteva metteva questo, il bicchiere di vino. Mio papà che me l'ha insegnato. Germano, qui ci ritroviamo tutti con lei. E non è male anche come... In quel di San Damiano, perché sì, la mia famiglia materna arriva di lì, il vino sostanzialmente si metteva quasi dappertutto. Esatto. Si finiva anche con le pesche nel vino, certo, no? Sì. Nonno, mi ricordo appunto questa cosa, mi ha ricordato improvvisamente, esatto, questi agnolotti nel vino. Fantastico. Questi era veramente... Ma adesso, visto che adesso parliamo di vino, ma io mi ricordo che papà o mio nonno anche nel caffè aggiungevano un goccio di vino, che non era una cosa che io mi faceva impazzire, cioè no, non che lo facessero sempre, però ogni tanto aggiungevano. E poi, sì sì, questo veramente questo vino era il compagno ideale, ma adesso in questa stagione, per esempio, con le castagne. Con le castagne la tradizione vuole che, sì, si spilli il vino nuovo, cioè non il vino novello, lasciamo, certo, perdere, il vino nuovo, cioè il vino che è appena fermentato, che è nei tini, che sta ancora magari fermentando, che ha appena finito, spillarne un po' con le castagne, diciamo, o lessate o le caldarroste, e questa è proprio la tradizione, diciamo, di questo, prossima settimana, per le feste dei santi, così. La tradizione piemontese voleva proprio il vino nuovo appena, esatto, fermentato. Sì, diciamo che era il comune, in Piemonte è il nostro comune denominatore, il vino. Penso il vino che da sempre ha legato tutti. No? Allora, adesso vabbè, facciamoli, poi dopo ti faccio una domanda un po' più personale, sempre su qualche ricetta. Poi ovviamente
pensiamo ai vini che possono anche rientrare nei dolci, quindi andiamo nella categoria dei vini dolci, classico per lo Zabaglione, il Marsala, però noi qui in Piemonte è più il Moscato. Assolutamente, che si usa, sì, col Moscato. Oppure, visto che siamo a Torino, penso un Caruso passito, viene fuori ovviamente uno Zabaglione molto intenso. Molto intenso, sì. Ma ci sta assolutamente, quindi certo. Adesso io ho detto questo, ma poi in tutta la pasticceria, anche nelle vignole, va bene, sì. Quelle fatte col... Poi le nostre pere madernasse cotte nel vino, quelle sono forse... Torniamo sulle ricette comunque anche semplici. Che erano quelle, esatto. Che probabilmente anche qui era per conservare la frutta che si usava anche qua al vino, e qualcuno le metteva nelle burnie appunto, esatto. Col vino, diciamo, per essere conservate. Bravo, adesso non ci pensavo, questi anche qui sono ricordi che affiorano. Dai Germano, vedi che sei dei nostri ormai. No, perché ne approfitto, c'è una chef di fianco. Sfumare il risotto, quali vini del torinese potrebbero essere interessanti? Io adoro col Freisa, adoro il risotto sfumato al Freisa, è fantastico, cioè, perché comunque gli conferisce un sapore veramente particolare e soprattutto anche un colore particolare, perché sappiamo che se sfumiamo il risotto con un buon Barolo, il colore immancabilmente rimane sul violaceo, sì. E da lì non può... Cioè, da che non è sempre un colore particolarmente appetitoso, no. Esatto. Siamo d'accordo? Esatto. Ecco, vedo che... Il Freisa gli dà un colore un po' più... Questo non me l'hai mai fatto assaggiare, qui prendo nota. Però il risotto al Freisa è veramente... Senza nient'altro, risotto Freisa... Risotto Freisa, poi viene mantecato semplicemente con del burro d'alpeggio, eviterei il formaggio in questi casi qua, perché quando facciamo un risotto al vino eviterei proprio il formaggio nella mantecatura, proprio perché tende a coprire, proprio perché il formaggio ha una stagionatura, quindi tende a coprire questi sapori che vengono fuori proprio perché la cottura è minima, perché abbiamo 15 minuti di cottura, quindi il vino certo si denaturalizza dalla parte alcolata, ma rimane molto forte il profumo del vino stesso. E poi vabbè, nel canavese c'è il risotto all'erbaluce, che quello è proprio un classico dei classici. Ma adesso noi abbiamo parlato di questi, ma pensiamo anche ai nostri amici della Val Susa. Grazie, lo provo. Adesso è la prova. Pensiamo anche ai vini della Val Susa, del Pinerolese, che abbiamo anche qui dei vini molto interessanti che potrebbero prestarsi assolutamente a queste ricette. Hai inventato qualche ricetta? Adesso ci hai parlato di questo risotto col Freisa, col vino, c'è qualcosa che ti ricordi in passato che è frutto proprio della tua creatività? Adesso ti prendo un po' così la sprovvista. Ti dico, il fatto di fare un impasto al vino, in passato è successo di utilizzare questo impasto di pasta all'uovo, però non per confezionare una pasta, ma per avvolgere un coniglio cotto precedentemente, chiaramente disossato, fatto cuocere a bassa temperatura e poi fatto raffreddare e poi rivestito con questa pasta al vino e poi fatto naturalmente ricuocere. Quindi non è, diciamo, non è la classica carne rivestita di pasta pane o pasta sfoglia, ma è rivestita di questa pasta all'uovo al vino rosso. Mi stai facendo pensare alle caille en sarcophage del pranzo di Babette, sai, queste quaglie. È vero, ricoperte, adesso mi hai fatto venire in mente. Quindi, bello l'idea, quindi non era il coniglio, quindi in questo caso macerato nel vino, ma la pasta, la che pasta. Era una sfoglia? Era una pasta all'uovo, la classica pasta all'uovo. Sì, una pasta all'uovo, però invece di usarla come tagliatella o come per fare una pasta ripiena, è usata come per avvolgere questo coniglio fatto cuocere precedentemente, appunto. Che era un grigio di Carmagnolo, ovviamente, non ho dubbi. È mica male questo. Sì, non è male, perché comunque la croccantezza che prende la pasta all'uovo è diversa da una pasta sfogliata, da una pasta pane. No? Perché la pasta pane, vabbè, rimane lievitata, rimane morbida, la pasta sfoglia è friabile. Questa qua è un po' una via di mezzo, quindi rimane croccante, però nello stesso tempo è saporita, no? Cosa che la pasta sfoglia ha sapore, però è calcolata una pasta neutra in cucina, perché la puoi usare sul dolce e sul salato.
Ecco, tu hai parlato di bassa temperatura, ecco, questo è un termine che si sente sempre di più usare, bassa temperatura che temperatura intendiamo, e quindi con dei tempi di cottura molto più lunghi. Sì, non abbiamo inventato niente, adesso si usa moltissimo la bassa temperatura, ma proprio quando ho iniziato io, nell'antichità, quando ho iniziato a cucinare... Nell'antichità, adesso mi sembra un po' esagerato. Però non avevamo tutti questi forni convenzione, questi forni polivalenti che ci sono adesso, avevamo le stufe, no? Le famose stufe che andavano a gasolio, o peggio ancora, prima ancora, io quella a carbone non l'ho mai vista, vabbè che ho più di 30 anni di lavoro, ma quella a carbone non l'ho vista, però erano a gasolio, e queste stufe avevano i sottoforni che noi in cucina le utilizzavamo per fare proprio queste basse temperature, cioè noi all'interno di questi sottoforni mettevamo quello che era gli arrosti piuttosto che... il coniglio piuttosto che altre pezzature di carne, e ce li dimenticavamo lì perché stavano anche 2 o 3 giorni, però col calore indiretto della stufa che si accendeva e si spegneva, quella carne andava in cottura nel giro di un paio di giorni ed era tenerissima. Quello invece che invece viene fatto adesso con la cottura a bassa temperatura, con chiaramente degli attrezzi, con delle strumentazioni di adesso. Parliamo sempre comunque di una temperatura che va dai 68 ai 72 gradi, no? Dipende sempre che cosa stiamo cucinando, perché dobbiamo sempre andare sulla soglia della moltiplicazione batterica, quindi diciamo che dipende che cosa stiamo cucinando. Il pesce lo porterei anche a 73-75, però in linea di massima la temperatura è quella. E quindi le cotture si allungano notevolmente. Parliamo... Ho proprio fatto l'altro giorno, parliamo non so, delle pancette piuttosto che anche delle carni, delle costine di maiale, piuttosto che della spalla, per fare il famoso pulled pork, per fare un esempio, parliamo di 22-24 ore di cottura a 68 gradi, tra 68 e 72 gradi. Tanto adesso avete i forni che programmate, che lasciate... No? Sì, il forno è stato un po'... Sì, il forno è vero, però adesso ci sono i runner, che sono questi strumenti che fai cuocere la carne sotto vuoto all'interno di acqua, e questo runner mantiene la temperatura dell'acqua a questi gradi qua, e quindi puoi fare tranquillamente altro, perché comunque il forno, ahimè, dovresti averne due, perché comunque se tu continui giustamente al lavoro di ristorazione, un forno servirebbe per le basse temperature, un forno per lavorare, quindi diciamo che ci sarebbe dispesa, non più tanto anche di spazio, non tanto per il denaro di per sé, ma per lo spazio che necessita. Allora, io come ultima domanda poi ti chiederei, facciamo poi magari insieme, studiamo un menu che dall'inizio alla fine ci permette di avere 4 portate tutte fatte col vino, ma questo è un giochetto. Dai, una domanda che mentre parlavi mi è venuta spontanea, che a te sicuramente la posso fare, perché tu hai questa formazione classica, perché adesso abbiamo parlato di carni marinate nel vino, tu adesso hai parlato di pesce. Mi viene, vediamo se ricordo bene, una preparazione francese classica che è alla matelote, che sono i pesci, credo, preparati, marinati nel vino rosso, che sembra un po' un contrasto, ma invece è una cosa che si fa, vero? Sì, anche sì, questa di fare il cuocere, di lavorarli col vino rosso. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, facciamo... Tanto, volevo ancora aprire una parentesi. Apriamo una parente, come diceva Totò. No, l'utilizzo del vino, una cosa molto bella che si fa anche adesso, non solo adesso, per insaporire le carni, è quella di iniettare del vino all'interno delle carni per renderle molto più saporite e molto più gustose. Quindi adesso spesso e volentieri queste carni anche che si fanno in CBT, quindi in cottura a bassa temperatura, c'è anche un po' l'usanza, se non hai avuto tempo di marinarle, perché comunque c'è anche qua, si parla sempre di una marinatura prima della cottura, è bello anche siringarle con, normalmente si calcola il 10% del peso della carne, siringarle proprio con un buon bicchiere di vino. Questo non lo sapevo. E quindi di conseguenza abbiamo, che poi a volte non è solo vino, a volte sono vino con un po' di spezie piuttosto che anche un po' di zuccheri, e poi vengono siringate all'interno. Chiaramente non ci vuole una siringa apposita, ma sono siringhe che costano 10 euro, quindi addirittura si può fare anche a casa. E quindi di conseguenza tu inietti questo liquido all'interno della carne, e questa carne rimane molto più succosa e molto più saporita. Bene, questa è una cosa che non sapevo, quindi abbiamo imparato una cosa nuova. Allora, proviamo a fare, dai, tutti e tre insieme un menu dall'inizio alla fine,
con portate fatte col vino. Allora, un antipasto, come potrebbe essere, che forse è quello che in questo momento mi risulta più difficile da trovare, un antipasto. Oh, cosa potremmo perché fare? Mi verrebbe una cosa che però è un'evoluzione negativa del vino, che è un carpione, perché l'aceto è un'evoluzione del vino, però non è vino. Sì, diciamo che è vero anche l'aceto che è vero anche che i carpioni siamo andati anche in cucina a cercare di rendere il carpione meno forte di acidità. È anche vero che spesso e volentieri troviamo il carpione di Moscato di erba luce. Mi è capitato spesso di fare dei carpioni parlando delle zucchine piuttosto che delle uova. Rimane un sapore molto più semplice, molto più abbordabile. Allora, facciamo un carpione così di erba luce, certo. E va bene. Poi mettiamo i nostri agnolotti col nostro bicchiere di rosso, che questo credo che dobbiamo lì. A questo punto prendiamo un Barbera della collina torinese, un collina torinese Barbera, oppure sì, dai, diciamo così. Poi non può mancare la lepre in Sivè. Facciamo una lepre in Sivè. Quando si parla di Sivè si parla di lepre e va quasi in simbiosi, no? E allora io sai con cosa lo farei? Però con un Ramie, che è questo rosso importante pinerolese, che secondo me oltretutto c'è un legame territoriale, perché lì sicuramente qualche lepre che scappa la troviamo, e quindi ok. E chiudiamo con uno Zabaglione? Con uno Zabaglione, qui lo possiamo fare col passito di Caruso, lo possiamo fare anche con una Malvasia della collina torinese, lo possiamo fare con una Malvasia Moscata del Pinerolese, cioè, passita. Ma se ti ricordi, anni fa l'abbiamo fatto anche col Nebbiolo. Assolutamente, perché sì. Perché lo ricordi, l'avevamo fatto, adesso non ricordo dove, però avevamo fatto un bellissimo Zabaglione fatto con Nebbiolo, addirittura Barolo, non ricordo bene. Mi ricordo che era rimasto un colore bellissimo, avevamo servito questo Zabaglione, non ricordo con cosa, però ricordo che l'avevamo fatto a un nostro evento. Prima parlavamo dei ricordi di infanzia, mia nonna materna, senza arrivare allo Zabaglione, era l'uovo sbattuto col rosso, e lo faceva col vino rosso, era quello del bottiglione. Era la merenda che oggi non ci si sognerebbe di fare, che però assolutamente ci sta, quindi assolutamente una cosa da ricordare. Germano, vedi, con Claudio abbiamo ripercorso un po' di ricette, abbiamo fatto affiorare un po' di ricordi, quindi vedete che i nostri vini piemontesi, torinesi in particolare, trovano veramente spazio anche in cucina, trovano spazio nelle ricette. Che dire, grazie Claudio, grazie sempre un piacere chiacchierare con te, grazie a Germano che è stato anche lui coinvolto in questa chiacchierata. E adesso, quindi alle 4:30, vedo che peraltro stanno già arrivando, sono puntualissime, avremo appunto Diego Bava e Giampiero Seano, con i quali parleremo di nuovo del vino in sala, quindi diciamo i nostri vini del territorio, anche come vengono proposti in sala nei ristoranti. Grazie a tutti e al prossimo incontro. Grazie. Bene, rieccoci qui per la seconda puntata, secondo incontro di questa domenica 25 ottobre, Portici di Vini, quindi questo evento legato ai vini della provincia di Torino, queste quattro zone, il Canavese, la collina torinese, la Valsusa e il Pinerolese. Oggi parliamo nello specifico, sì, sempre di comunicazione del vino, ma del vino in cucina. Abbiamo chiacchierato prima con Claudio Cavallera, che abbiamo ricordato alcune ricette piemontesi in cui proprio il vino rientra, diciamo, in modo importante, i sivei, i salmi, i stracotti, i brasati, spiegando anche un po' le differenze tra questi tipi di cotture e di preparazione, perché non sempre tutti sanno le differenze, tendono un po' a pensare che sia sempre uno stesso piatto con nomi diversi. Invece ci sono delle differenze non sempre così evidenti, ma che diciamo secondo la cucina classica ovviamente hanno un loro perché, una loro valenza. Prima con
con Claudio proprio abbiamo ricordato il fatto che con lui abbiamo partecipato a diversi concorsi, abbiamo avuto modo di conoscere tanti ragazzi che poi sono cresciuti, li abbiamo conosciuti nelle scuole alberghiere e poi negli anni li ritroviamo in locali di Torino e non solo. E dicevo che oggi, senza farlo apposta, appunto con lui stavamo ritrovando ricordi degli anni passati. Allora qui in questo momento, in questo incontro, sono con subito alla mia destra Giampiero Seano e dopo di lui Diego Bava. Ecco, allora Diego e Giampiero effettivamente li ho incontrati un po' di anni fa, era l'Istituto Colombatto, era questo concorso che si chiamava il Calice della Buona Ventura e che già allora nasceva per promuovere i vini torinesi. Quindi per dire che incomincio anch'io a essere da tanti anni nel settore, passano gli anni e prima Claudio diceva non mi ci fare pensare a quanti anni sono che fa il mestiere, lui ovviamente è iniziato che aveva 15 anni, quindi pur essendo ancora giovane ha detto sono 30 anni e basta che faccio questo lavoro e anch'io sono un po' di anni che sono immerso nei vini torinesi, speriamo che mi conservino visto che dicevamo che il vino aveva ruolo di conservare. Allora, Giampiero e Diego. Allora, incomincio da Diego adesso, semplicemente così, per ordine, facciamo un po' uno, un po' l'altro. Diego Bava, lui ci siamo ritrovati 3-4 anni fa, lui oggi come oggi è uno dei pilastri del ristorante Giudice, quindi siamo in strada Valsari, ci siamo su un locale che l'anno scorso ha compiuto 75 anni di vita, lui non c'era ancora all'inizio, questo si può ben capire. Oggi lui è insieme a Carmelo e Marco, uno dei tre soci del locale. Carmelo e Marco sono in cucina insieme a Gabriele e Corinne, lui Diego è responsabile di sala, nonché sommelier. Invece Giampiero, in questi anni l'ho ritrovato in tanti locali rinomati di Torino e poi ultimamente alla Fassoneria di via San Massimo insieme a Marta. Marta è in cucina e tu sei anche qui responsabile di sala sommelier. Io mi ricordo di questa tua passione dei vini che c'è sempre stata e quindi adesso la puoi coltivare. Allora, ieri con due vostri colleghi, con Nicola Mattinate e con Luca Gigliotti, dicevamo che il sommelier è comunque un comunicatore del vino, perché deve essere una persona che deve conoscere i vini. Intanto il sommelier non è solo la persona che serve il vino, perché è la persona che gestisce la cantina, che ha i contatti con i produttori, con i distributori, con i rappresentanti, che i giorni che il locale è chiuso va nelle cantine a degustare, a provare, a scegliere, che tiene conto della gestione del vino e che deve proporre anche il vino nelle migliori condizioni di temperatura e di conservazione. Allora, cominciamo da Giampiero. Vediamo se Giampiero, che di solito la lingua non gli manca, ma vediamo adesso se davanti al microfono è la stessa cosa. Giampiero, allora, io dico che voi siete ambasciatori anche del territorio. Ti trova d'accordo questa cosa qua? Sì, perfettamente, perché comunque noi, oltre al ruolo di selezionare e di ovviamente vendere il vino agli ospiti che vengono a trovarci, abbiamo anche, secondo me, un po' un compito un po' più filosofico e etico, che è quello di sponsorizzare un po' quello che è casa nostra, insomma, a seconda di dove viviamo e ovviamente di dove lavoriamo, spingere a conoscere più che prima di vendere, ecco, prima che di vendere, a conoscere. Bravo. I nostri prodotti. Conoscere prima di vendere, importante. E secondo me fondamentale è la figura del sommelier o comunque del responsabile di sala, anche se non ha il certificato da sommelier, però chiunque si occupi della sala e del vino, è fondamentale far conoscere i vini, i prodotti e anche, cosa diciamo,
che secondo me è legata la filosofia che c'è dietro, perché certi vini, soprattutto certe realtà locali non molto conosciute dietro, hanno una bellissima storia, solo che magari per svariati motivi diciamo non vengono sponsorizzati come tanti altri vini, perché magari non sono dei blasoni, sono delle piccole realtà, oppure spesso e volentieri sono delle realtà che vengono consumate, bevute principalmente di autoconsumo, perché nelle zone dove vengono fatti c'è un'altissima richiesta di quei vini, e quindi avere delle piccole chicche locali da poter proporre ai nostri ospiti, secondo me, è una cosa oltre che fondamentale dal punto di vista aziendale, proprio doverosa, nel senso dal punto di vista etico. Ecco, Giampiero, hai già detto delle cose molto molto importanti, perché sappiamo tutti che etichette blasonate, nomi importanti di vini e di produttori, in pratica si vendono da soli, ma tu hai parlato di conoscenza, hai parlato anche di raccontare, perché quando si parla di produttori meno conosciuti, di piccole aziende, di piccole realtà o di denominazioni o comunque di etichette meno importanti, il vostro ruolo qui è fondamentale, perché dovete proprio raccontarlo questo vino, raccontare tante volte anche il territorio, e questo è proprio l'impegno quando dobbiamo parlare dei nostri vini torinesi. Ecco, io poi sono partito subito con il tuo ruolo, ma abbiamo parlato di fassoneria, e forse il nome già ci dice molto su che cosa intende questo locale. Diciamo che fassoneria in questa azienda, in questo dietro questo marchio ci sta il Coalbi, che sappiamo tutti essere questo consorzio di allevatori di razza bovina piemontese, quindi diciamo una garanzia, una sicurezza. Quindi no, anche per dire un attimo, quindi voi solo carne proponete oppure anche altro? Allora, diciamo che noi partiamo dal presupposto che fassoneria significa tante cose, ossia è un ristorante di carne a 360 gradi fatto con la fassona, e uno dice vabbè, capirai cosa potrò mai mangiare. In realtà, siccome possiamo utilizzare tutti i tagli della carne, si possono fare tantissime ricette, e poi oltre a quello possiamo abbinare ovviamente tutti dei piatti della tradizione tipica piemontese. Il primo che mi viene in mente può essere il tolmino al verde, che ovviamente con la carne di fassona e con altre ricette è diciamo la base della nostra cucina. Ovviamente con tutti questi prodotti, vuoi non mettere dei vini locali, vuoi non avere una carta dei vini degna del nostro territorio, che comunque in tanti ci invidiano, e quindi abbiamo una selezione di vini piemontesi sia bianchi che rossi che bollicine, ed è secondo me una cosa fondamentale. Ma credevo che le bollicine non ti piacessero, ricordavo male, vedi, mi sembrava che tu non è che le proponi, solo le bevi anche, vero? Ecco, ma allora, quindi adesso proprio solo così, questa è una mia curiosità, ma più che altro per farla sapere a chi ci ascolta, che parlato di tomini verdi, parlato anche di specialità, non solo carne, quindi se io posso anche venire con una persona che è vegetariano, che non mangia carne, anche se siamo sotto il marchio fassoneria, troverà una proposta adeguata. Certo. Ok. Allora, invece, ecco, cominciamo anche con Diego, diciamo, per dire un attimo, giudice, sappiamo che quindi più di 75 anni, 76 anni quest'anno, quindi un locale fortemente radicato nella storia torinese, che in questi ultimi anni, anche con la tua partecipazione, con quella dei tuoi colleghi, ha subito una svolta, è andato su una cucina più moderna, più creativa. Ecco, dovessimo in poche parole presentare oggi giudice, cosa diresti, Diego? Ora, come ora, giudice può essere considerato un locale che ovviamente ha fatto il suo percorso, ha fatto tanto, tenere comunque 76 anni di storia è un percorso importante. Ovviamente bisognava dare una rinfrescata a quello che era tutto il mondo della ristorazione, che stava andando avanti, procedendo con decisamente molto spigliato, e bisognava stare al passo coi tempi. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso circa 5-6 anni fa, con l'ingresso di i due giovani ragazzi che hai citato prima, Gabriele e Corinne,
con i due chef. Che anche loro arrivano dal Colombato. Cioè, voi siete tutti targati Colombato. Stage più, poi si resta lì in pianta stabile per diversi anni. Potremmo, la prossima volta facciamo sponsorizzare questi incontri dall'Istituto Colombato, perché effettivamente... Sì, siamo tutti targati Colombato e ormai già tutti che... diversi anni che siamo all'interno di Giudice, abbiamo portato avanti questo progetto che comunque ci piace per come si sta realizzando, ci stiamo ritrovando comunque, come dicevo, noi siamo in tanti, ma ognuno con le sue idee riusciamo ad andare avanti decisamente molto, molto bene, dando a una cucina non più tanto piemontese, anzi per niente, una nota un po' più fresca, un po' più giovane. Beh, per niente non sono proprio d'accordo, perché sto pensando già al primo piatto che ho assaggiato l'altra sera, questo picnic con le acciughe, dove ci sono le acciughe col bagnetto verde e col bagnetto rosso, proprio per niente piemontese, no, però diciamo che certamente si discosta un po' dalla pura tradizione. Ecco, una cosa bella che accomuna i vostri due locali, a parte che ci siete voi che siete amici timbrati dal Colombato adesso a parte queste, è che c'è questo forte legame, perché adesso oggi Diego sei venuto tu perché giustamente dovevi parlare, ma solitamente siete un gruppo, oserei quasi dire una famiglia, perché vi muovete sempre insieme quando andate anche a degli eventi. È capitato anche che dicessi magari in questa serata abbiamo bisogno di cucinare di uno di voi lì, e so che Carmelo mi dice no, ma quando è così noi chiudiamo, perché veniamo tutti, partecipiamo tutti, così come partecipate anche piuttosto a una degustazione o cosa. Quindi un bel partecipare tutti insieme, è un po', adesso voi siete in due, ma anche diciamo adesso. Sì, adesso con i vostri colleghi, però anche lì tu e Marta, al di là di tutto, siete viaggiate sempre insieme, quindi la cucina, adesso al di là di quelli che possono essere gli affetti, la cucina e la sala, così come dovrebbe essere, sono in contatto diretto, si parlano, vedete che una volta... oggi sì, come oggi una rivalità fra sala e cucina, c'era una rivalità che si vedeva già dalla divisa, perché la cucina era in bianco e la sala era in nero. Oggi queste cose non sono più sempre così, erano i due colori che si integravano e che nello stesso tempo si opponevano, e questo voleva già dire molto sul rapporto cuoco sala. Allora Diego, faccio la domanda che ho fatto prima a Giampiero, ambasciatore del territorio. Allora, diciamo anzitutto, voi avete una clientela, non so, soprattutto locale, avete persone che vengono da fuori Torino, stranieri? Lasciamo perdere questo momento storico, cerchiamo di estraniarci da questi, ecco, perché parliamo in generale, diciamo. Vabbè, ricordi. Essendo comunque sulla collina torinese, abbiamo un bacione di torinesi. Molti torinesi. Torinesi, decisamente sì, siamo un po' fuori dal centro cittadino, quindi ovviamente il turista è poco, però tanti torinesi anche curiosi. Alla ricerca di comunque assaggiare qualcosa di diverso, sia nel piatto ovviamente, ma anche nel calice. Quello, nel corso di questi anni, anche la proposta è voluta anche un po' cambiare, quella del calice, proprio perché si è andati proprio a ricercare aziende più piccoline, come già prima notare Giampiero, alla ricerca proprio di storie che ognuna ha, da ogni realtà da raccontare. E quando ovviamente noi andiamo magari in degustazione, ok, il lunedì o quando si può, ognuno ti trasmette qualcosina in più che tu poi, quando torni al ristorante, riesci a riportare all'ospite finale. E ovviamente il Piemonte è tutto qua vicino, quindi in un'oretta si riescono a fare un sacco di degustazioni interessanti, dal pinerolese anche a... Ah, hai detto pinerolese, quindi ci riporti sul torinese, avremo modo di approfondire. Ma senti una cosa, adesso questa è una curiosità che esula al di là dei vini torinesi. Adesso non è che voglio dei dati, delle percentuali, ma le persone, hai più persone che non so, che hanno le idee molto, che sono molto convinte, che hanno delle idee molto sicure, che dicono, va bene, scelgono i piatti e poi dicono io voglio bere questo, o sono più quelli che dicono ma senta un po', cosa ci consiglierebbe lei coi piatti? Abbiamo ancora la fortuna di tanti ospiti che il classico fai tu. Ovviamente quindi si affidano, è impegnativo, si fidano, poi è difficile, sì, da
però tanti li conosciamo da molto tempo, tanti sono un po' cresciuti con noi, quindi abbiamo fatto un po' insieme un percorso e ora conosciamo magari alcuni gusti, ci piace farli provare le nuove cantine che entrano in carta, le novità, e loro tante volte ci seguono nelle nostre scelte. Nel corso del tempo, ora più che mai, siamo riusciti ad avere anche un servizio al calice che storicamente non fornivamo, invece che vediamo apprezzare molto in abbinamento con coi piatti, quindi ogni piatto, e quindi ogni suo, piatto un calice diverso, calice, quindi anche un percorso non solo a livello del cibo, ma un percorso anche a livello, quindi è anche bella questa cosa, perché vuol dire che comunque si è creato anche un rapporto di fiducia, di conoscenze, di complicità, oserei dire, col cliente. Sì, la stessa cosa un po' di tempo fa si era persa questa cosa qui. Che si era persa? Beh sì, perché comunque in tanti posti anche di medio livello non c'era più la possibilità di avere una persona in sala che ti consigliasse, ti dicesse, quindi tanti erano abituati ad andare al ristorante e dire apro la carta, scelgo quelle voglio questo, ed è lì che appunto tanti prodotti più blasonati rispetto ad altri hanno fatto la loro fortuna, perché poi si vendevano da solo, non c'era una vera e propria persona che riuscisse a consigliare, spiegare, raccontare, incuriosire, che secondo me è fondamentale, perché la maggior parte avrei detto stupire anche stupire sì. Anche perché la maggior parte delle, se uno ragiona un attimo, la maggior parte dei ristoranti fa dei piatti molto buoni, però la maggior parte penso sono piatti che comunque ci possiamo cucinare anche a casa, quindi se uno va a mangiare fuori e per provare delle cose nuove, quindi mangi magari il solito vitello tonnato, per dire, o la solita battuta, però magari ci bevi un vino che a casa non ti sarebbe mai venuto in mente, perché per X motivi. Invece se hai una persona che ti dice guarda, con questa battuta poi potresti assaggiare questo vino, è un plus secondo me. Ma assolutamente, beh, come sapete io in tempo normale sono praticamente fuori tutti i giorni e mi piace proprio l'idea di provare, ma quello anche a casa sarà che ovvio che se un vino mi piace lo sono contento di ritrovarlo, di riassaggiarlo, però dal momento che c'è qualcosa di nuovo, che sia proprio una tipologia che non amo particolarmente o cosa, provo quella nuova perché è una curiosità, e quando su una carta dei vini vado proprio a cercare le cose un po' particolari, oppure dico senti Diego, senti Giampiero o chi sia dei vostri colleghi, cosa hai trovato ultimamente di interessante, di cose magari non scontate. Adesso per esempio l'altro giorno quando sono passato da Giudice, Diego mi parla, cioè, questo produttore parla di baratucciate, mi sono veramente drizzate le antenne, perché parliamo di questo, ecco, raccontaci un po' tu questo vitigno. Questo vitigno che questo produttore ha riscoperto nella zona della Valsusa, e poi lui ha deciso di impiantare le nuove barbatelle nella zona del Fianonatta, quindi un fuorizona. Ora il prodotto che ci ha fatto assaggiare è un prodotto, un bianco, però da una bella struttura, bella mineralità, richiama comunque anche l'abbinamento, come dicevamo prima, Giampiero, poteva essere anche con piatti di carne, piuttosto che comunque con piatti da creare abbinamenti leggermente insoliti, e un vitigno che ai più ovviamente non è conosciuto, e però interessante, potrebbe andare a sostituire anche qualche internazionale che, visto che il nostro territorio ce lo permette, è tutto da scoprire. Sì, questo, come hai detto tu, questo baratucciate è tornato proprio alla ribalta in questi ultimi anni, e se ricordo bene, proprio dunque, questo è il quarto anno di Portici di Vini, e deve essere alla prima edizione, eravamo quindi dunque ci siamo, 2020, era 2017, e eravamo qui in Piazza Vittorio, sulla piazza, mi ricordo che faceva un caldo tremendo, eravamo fuori, ed è venuto proprio un produttore, anzi è venuto un funzionario della provincia di Torino con 3 o 4 bottiglie di baratucciate, dicendo che non erano ancora in vendita, che erano proprio in anteprima. Credo che appunto sia stata una delle primissime vendemmie per
vendemmie per riscoprire questo vino che le cui uve, diciamo, io adesso parlando di Versusa le metto insieme alla Vanà, al Becquè, al, diciamo, al Doudanry del Pinerolese, la Varengo, che sono questi vitigni autoctoni, la Malvasia Moscata del Pinerolese o il Bianvera, esatto, che ritroviamo, e che sono questi vitigni che danno l'identità, che sono l'identità di un territorio che forse sono stati dimenticati quando c'è stata la filossera, perché quando poi si sono innestate le uve sul piede americano, tante vitigni non sono più stati diciamo innestati, non sono più stati riproposti, perché erano quelli che probabilmente producevano meno, che avevano delle caratteristiche che piacevano meno, ma qualcuno per fortuna ha continuato a coltivarli, e oggi come oggi sono anche quelli che ci permettono di una differenziazione nella proposta. Di stupire. Adesso qualcuno dirà chissà perché giocano con questo stupire, perché questo siamo qui per stupirvi è stata la frase con la quale proprio Giampiero, quando abbiamo fatto questo concorso, così era una quindicina di anni fa, almeno anche di più forse, a scuola, quindi voi eravate giovani imberbi e anch'io ero più giovane di una quindicina d'anni, forse anche qualcosa di più, e probabilmente appunto c'era anche Claudio Cavallera che era qua come prima, ma adesso non andate a rimangare se era di più, non è il caso, ma basta già una quindicina, ragazzi. E Giampiero, che in quella situazione, in quel concorso, era il metro per un giorno, no? Se possiamo dire così, perché è venuto lì a chiacchierare, a presentare il menù, a presentare i vini probabilmente. Ed ecco che esordisce con questa frase: siamo qua per stupirvi. Questo siamo qua per stupirvi, sinceramente tra me ho detto questo è un po' presuntuosetto, e poi invece questo presuntuosetto mi ricordo che era stato un percorso interessante, e quando l'ho ritrovato nei vari locali, mi ricordo una volta era al Citea e non ti avevo riconosciuto, non ti avevo visto, e lui era vestito di nero perché era la sera, quindi come si usava una volta lì nei grandi hotel, nei locali di un certo tipo, cambiava anche la divisa del servizio di sala a seconda che fosse pranzo o cena. Era tutto vestito di nero, mi viene vicino, mi porge questo vassoio e mi fa: sono qua per stupirla. Eccolo qua, ho detto questa frase me la ricordo, vero? Allora stupiscici un po' con effetti speciali, Erbaluce. Allora, l'Erbaluce secondo me è un vitigno che non aveva un grande pubblico negli ultimi anni, perché era stato un po' messo nel... non so... Diciamo sempre i soliti 15 anni, diciamo qui fino a 15 anni fa non era molto... un po', non dico nel dimenticatoio, perché in realtà poi alla fine in giro lo trovavi quasi tutte le carte, però non aveva un pubblico, come dire, assiduo, almeno per la mia esperienza lavorativa. E invece fortunatamente negli ultimi anni è stato, diciamo, un po' più esposto, mettiamola così, a diverse tipologie di eventi o comunque di situazioni, per la quale basti pensare semplicemente all'Erbaluce di Caluso spumantizzato in metodo classico, cioè forse X anni fa sarebbe stata una bestemmia, invece adesso è una cosa che è molto valida e si sposa benissimo con tantissime ricette locali, e quindi abbiamo fatto che fare una scelta di, adesso passatemi il termine, veramente di, per stupire, di carne, prendere un vino bianco che può, diciamo, presentarsi in diverse situazioni, quindi dalla bollicina al bianco classico, al bianco che magari fa legno, e poter giocare e farlo, diciamo, sposare con dei piatti che notoriamente non hanno un abbinamento con dei bianchi o con delle bolle, ma purtroppo per la nostra, diciamo, cultura sempre solo con i rossi. Aggiungiamo poi anche il passito, che anche con il passito, i dolci, che poi... o col foie gras o così. Esatto. E quindi questa cosa qui a noi piaceva e abbiamo deciso di, tra virgolette, insomma, spingerlo un po', no? Oltre ai classici bianchi piemontesi, mettere un qualcosa di diverso. Ecco, che, intanto diciamo che peraltro nel 67 l'Erbaluce è stato il primo bianco piemontese
a potersi fregiare della denominazione di origine controllata, e poi dal 2010 alla DOCG. Ecco, tu hai detto una cosa che mi permette di ovviamente fare una piccola precisazione. Hai detto che sarà anche per la promozione che c'è stata negli ultimi anni che è stato spinto. Allora, intanto questo stesso evento di Portici di Vini che è realizzato con il supporto, con il sostegno della Camera di Commercio di Torino, e approfitto proprio di questa situazione per ringraziare la Camera di Commercio di Torino, perché veramente si spende molto per la promozione delle eccellenze del territorio, dei vini in particolare, lo so perché, come vi dicevo prima, è da tanti anni che sono coinvolto anch'io in questa promozione, in particolare poi con questa selezione di vini che troviamo nella guida Torino DOC, che è questa guida proprio del territorio torinese, e che nell'ultima edizione premiava ben 146 vini con un punteggio superiore agli 80, diciamo, punti, perché solo quelli che avevano superato gli 80 centesimi potevano essere riportati in guida, quindi 146 vini per 45 aziende, quindi vuol dire che 45 aziende erano nel gota della produzione torinese. E oltretutto, questo ovviamente perché c'è stata la promozione, ma c'è stata anche da parte dei produttori, ma questo è un discorso che possiamo fare in generale, un miglioramento qualitativo notevole che ha dato questi frutti. Allora, anche perché comunque noi abbiamo sempre un po' deficitato sul marketing, noi piemontesi, noi italiani in generale, piemontesi ancora poi, peggio. E penso che anche la provincia di Torino come hai detto tu, spesso faceva le cose e poi non le faceva sapere. Cioè, io mi ricordo di un anno che ero appunto nel Canavese, ma adesso qui non parlo di vino, ero con un pasticcere che siamo andati in un locale, una trattoria, proprio una piola. Parlo di, anche qui saranno 15 anni fa, sono successe tante cose, cioè. Ma forse in questo momento preferiamo ricordare il passato che l'anno in corso, diciamo così. E mi ricordo che questo pasticcere, che peraltro si era portato dietro una specie di contenitore dove aveva lo zabaglione, proprio fatto quel passito che poi ha montato alla fine per assaggiarlo, e mi dice: ti porto proprio in una di quelle piole di una volta. Ma veramente siamo entrati in un cortile in questo paese dove non c'era neanche un insegno, o meglio c'era una vecchia insegna sbiadite, ma di quelle degli anni 60 che pubblicizzava una marca di birra, che è ancora proprio quelle di una volta. Entriamo lì, c'erano i giocatori di carte con la tovaglia, quadretti, credetemi, non sto dicendo una cosa che non esisteva. E ho detto una quindicina d'anni fa, ma vi posso anche dire quando era il primo anno che era stato introdotto l'euro, quindi parliamo di 2002, quindi sì. Sono 18 anni fa. E mi ricordo che c'era il bancone, poi ci fanno sedere al tavolo e c'era questa lista con i prezzi tradotti, convertiti in euro, e c'era per esempio primo, non sto scherzando, 0,95 euro, secondo 1,24 euro, cioè i prezzi erano questi. Poi c'era pranzo completo, mettiamo 8 euro, 8,50 euro, cose del genere. Mangiamo, mi ricordo, questi antipasti, questa milanese spettacolare, i vini erano rigorosamente sfusi perché non avevano vini in bottiglia. E poi quando alla fine andiamo alla cassa, il pasticcere che mi aveva invitato dice alla signora: questo signore qui scrive per una guida francese. E io ho visto la signora che mi ha guardato molto preoccupata, paga in cassa e poi mi viene vicino e mi dice rigorosamente in piemontese: casenta monsieur, senta signore, poi adesso continuo in italiano, ma lei davvero scrive su una guida? Sì, dico, signora, sì, però lei non scrive di noi, vero? E dico: perché? No, perché poi avven troppa gente, dopo viene poi troppa gente. Ecco, questa è la mentalità di qui, perché dice: no, mi basta già la gente che ho, non facciamolo sapere soprattutto. Quindi era quello che dicevi prima. Sentite, visto che adesso ho raccontato questo episodio carino,
Io sono sicuro che voi che vi confrontate quotidianamente con dei commensali potreste scrivere un libro di cose strane che vi sono state chieste. Vedo già che sorridete, vedo già Diego. Cioè, qualcosa ogni tanto me lo qualcosa mia... beh, potrebbe anche essere un'idea, ragazzi. La mia pensione sarà quello, lo dico sempre. Ma facciamo anche nei prossimi giorni, che magari abbiamo un po' di tempo. Mettiamola così. Diciamo così. Dai, io vi do una mano, tiriamo giù queste cose. Ma dai, guarda che potrebbe essere una buona idea che facciamo questo. Beh, l'hanno già fatto. L'hanno già fatto. Sì, ci sono due o tre libri molto interessanti. Cioè, i famosi Io speriamo che me la cavo, che era, diciamo, questa insegnante che aveva messo le cose dei, diciamo, dei ragazzini, le cose strane. Ma penso che anche qui. Allora, Diego, raccontaci uno o due episodi. Che qualcuno lo so perché me li ha raccontati. Qualcuno te li ha già raccontato. Tipo, vabbè, la richiesta di un gran vino francese e poi la richiesta era di un rouquet. Certo. Libertà definito anche Rouget, che questo vino francese era diventato francese, ma come anche un altro vino blasonato decisamente molto più famoso, che è il Blanget, e in quel caso poi è diventato anche lui francese. Ah certo, era un nome francese, sì, quindi ormai tutto quel che e probabilmente erano apprezzati perché francese. Avevano anche un nome francese, no, quindi diventavano vini, quindi queste cose sì. Sì, ma mi ricordo quella volta che una persona, un signore, mi aveva detto che aveva chiesto un erbaluce, però specificando, però voglio quello bianco. Ho detto non si preoccupi che quello rosso non glielo do lì sicuro, perché non esiste. E tu Giampiero, che hai un florilegio di cose da raccontare. Ma fra le più, diciamo, quotate, che vince su tutto. Sì, sì, non vince su tutto perché ogni volta dico boh, adesso le ho sentite tutte, invece non c'è mai limite al peggio. Cioè, se per caso avevo in carta un Barolo d'Asti, perché in carta c'erano tutti Barolo d'Asti, e quindi diventava un po' complicato. Oppure se sempre col Barolo, se, portati avanti, esatto, se il Barolo che avevo, se tutti i Baroli in carta ce li avevo tutti fermi, o c'era anche qualcuno mosso, diversa tipologia, tipo mosso o frizzante. E quindi la mia risposta, ovviamente, ecco, spiegami in quei casi lì come fate a rimanere seri o a mantenere un minimo. Io penso che dipenda molto dal locale, nel senso che nel posto dove sono adesso posso permettermi di scherzare e ridere, sì, sotto un certo punto di vista, certi locali non avresti potuto, esatto, esatto. Sì. Però, per dire, questa persona mi aveva chiesto il Barolo se c'era di diverse tipologie, ho detto guardi signora, innanzitutto ha ucciso un sommelier nel mondo, è morto con la sua affermazione. Detto ciò, io ho spiegato, c'era stata un po' di confusione fra il Nebbiolo spumantizzato e il metodo classico. Mettiamola così, dai. Mettiamola invece così. Nel caso della Barbera d'Asti era proprio una Barolo d'Asti. Nel Barolo d'Asti era proprio una causa persa, perché questo si fregiava anche di aver fatto il corso da degustatore, e quindi quelli ero io l'imbecille della situazione, che sono stato zitto e vedi, veramente c'è Piero, cercherò cose. Pensa quando l'erbaluce di Caluso magari ha fatto anche questo nell'astigiano, perché sì, sì. Caluso potrebbe anche spostarsi, cambiare provincia, potrebbero essere delle cose interessanti. Sì, ma solitamente quelli che iniziano, sa, ho fatto un corso, sa, sono lì, allora lì veramente già qui c'è da aspettarsi di tutto e di più, perché vengono fuori delle cose incredibili, con in più la supponenza e la saccenza. Quindi, infatti, bisogna prenderla a ridere, io sono di quest'idea. Assolutamente, ma direi che quello bisognerebbe scrivere sempre tutto. Ecco, da un po' iscritto, scrivetele, che poi così le facciamo una raccolta e poi le raccontiamo o le scriviamo. Allora, quindi siamo tutti d'accordo che quando dobbiamo proporre delle etichette non così conosciute, diciamo meno conosciute, voi avete un lavoro più alto, perché dovete raccontare quel vino, dovete raccontare quel territorio. Quindi vuol dire che voi stessi dovete conoscere molto bene i vostri prodotti. Sì, che tra l'altro la gente oggi si stupisce di questa cosa. Cioè, tu vai al ristorante, chiedi un consiglio, ti consigliano, ti raccontano tante cose e poi tu fai il complimento e dici, ah, ma lei ne sa tante. Che sotto un certo punto di vista sono lusingato di questi complimenti. Sotto l'altro punto di vista dico, cioè, è il mio lavoro, sarebbe grave se non lo sapessi. Poi giustamente tiri dadi e vedi che in effetti in giro vedi di tutto e di più. Diciamo che oggi come oggi trovare persone competenti in una propria materia, nel suo campo, non è così ovvio, quindi fa piacere, perché dici, quindi riconoscono in quel momento la tua qualità. Esatto, quindi sotto quel punto di vista sono iper contento.
sotto l'altro punto di vista, 4 domande, 5.000 al giorno me le faccio, perché dici dove sono andati mai a mangiare questi, però poi giustamente penso che per me non è affatto arduo, perché è veramente una passione, un amore continuo, e quindi raccontare, scoprire, assaggiare, infatti il fegato ringrazia perché praticamente tutte le etichette che ho in carta l'ho assaggiata almeno una volta, e quindi un lavoro duro ma qualcuno deve pur fare. Diventa un po' più difficile invece scardinare, soprattutto in Piemonte o in generale in Italia secondo me, un preconcetto su dei vini che in realtà sono completamente differenti oggi rispetto a un'idea, diciamo, hai ragione. Tipo la Barbera è acida, no, non mi piace a prescindere, oppure Barolo è vino forte, non va bene. L'erbaluce è acido, no. L'erbaluce è acido, no. Ma sapete che acidità e freschezza sono, è un pregio nel vino. Certo, se l'acidità dell'aceto, no, ma l'acidità, quella amarica, chiamiamola come vogliamo, è un pregio. Intanto l'acidità è anche quella che permette al vino di conservarsi. Poi è la freschezza in bocca. Un vino bianco senza acidità muore. È un vino scialbo, un vino che muore. Ecco, Diego, quindi voi siete costantemente che vi dovete aggiornare, che vi dovete tenere informati. Tu dedichi molto tempo anche alla conoscenza, alla ricerca di nuovi vini? Cerchiamo quasi sempre, comunque di ricercare nuove realtà, ma anche nuovi vini, proprio sotto il punto di vista, come faccio notare lui, il discorso è di andare a selezionare anche solo un vino che adesso sembra un po' tornare la Fresa, non più in versione vivace, ma ecco, la Fresa, vivace, la Fresa è quella che fa un passaggio magari in legno, che diventa superiore per il disciplinare, quindi e farla scoprire, magari anche se si ha la possibilità, anche alla cieca, e vedi proprio lo stupore, no? Dici, ma è una Fresa, no, è impossibile, ma fidati se ti dico che è così, però andare proprio a far scoprire qualcosina di più, e ovviamente questo è per noi, con l'aiuto di si cerca di scoprire cose nuove, tutte le settimane una degustazione, si va a fare un po' in giro, quasi sempre di prodotti che o non sono in carta, o speriamo che ci entrino presto, o si studia, ovviamente si va un po' a ricercare quello che è anche un po' di storia di quel vino, di quel vitigno, perché era stato dimenticato, perché per tanti motivi ci sono vini che in Piemonte, perché preconcetti, non si sentono più, non si bevono più, eppure se invece poi fatti assaggiare sotto la nuova veste, sotto il nuovo con la nuova magari cantina e tutto, allora ritornano a essere punti salvia. Ok, riassaggio. Ma un grignolino piuttosto che una Fresa, piuttosto che il bicchiere sempre pieno, un lavoro duro, io l'ho detto. Lo so che è un lavoro duro, ma poi penso che sia una soddisfazione per voi, perché io quando vedo, adesso io parlo anche da critico, quindi io sto dall'altra parte, ma quando arrivo che vedo quelle carte dove ci sono carte dei vini, dove ci sono solo certe etichette conosciute, io mi dico, ma qui il sommelier che ci fa? Perché mettere i vini conosciuti si fa in fretta, poi lì tante volte sappiamo che ci sono anche, questo è anche il loro mestiere, dei distributori, dei rappresentanti che hanno tutta una serie di vini e che ti dicono, se vuoi ti faccio la carta io, certo. Mettono tutti i loro produttori e dal resto quando uno li conosce un po' dice, ah tu qui poi hai tale distributore, hai tale rappresentante, perché vedo i suoi vini, ti guardano e lì, ma come fa a sapere, ma dico, un po' di esperienza ce l'ho, ma invece penso che sia una soddisfazione, e io poi quello che apprezzo di vedere dei vini particolari, adesso ovvio che oggi dirò che è bene che siano quelli torinesi, però voglio dire, quando ci sono delle etichette particolari, torinesi, piemontesi, oppure di altre regioni o di altre nazioni, vuol dire che c'è una ricerca, che c'è una conoscenza da parte vostra, che non va solo dietro le 10 etichette più conosciute, che sappiamo già che lì non sbagliamo. Cioè rende il lavoro molto più facile sicuramente, però lo rende molto più fine a se stesso, asettico. Quelle sono 10 etichette, 15, 20, bolle, bianchi, e sarebbe anche più facile da proporre al cliente, ovviamente. Sì, però poi anche lo stesso cliente non fa mai quel passettino che poi dice, lo incuriosisci. Se tu lo incuriosisci, la volta dopo torna e ti dice, ah, non è sempre così, ovviamente, poi chi vuole bere quel vino lì, sceglierà quel vino lì.
però tante grandi etichette, tanti grandi marchi che già hanno una storia a sé potrebbero in alcune carte fare spazio a, se c'è una sala che ha voglia di raccontare, di incuriosire gli ospiti, sicuramente si può di appassionare. Cioè, alla fine ci sono tante appassionare, che incuriosire, avete detto più volte incuriosire, mi è piaciuto. Eh sì, perché poi parliamoci chiaro, quanta gente sa veramente cosa mangia e cosa beve, perché adesso sono tutti in televisione qui, eccolo qua che ci arriviamo, lo sapevo già. Il discorso è che proprio nel territorio piemontese, cioè alla fine quante persone comuni, io per dire, i miei genitori non fanno questo settore, anzi io sono figlio di operai. Però se tu parli con loro di vini piemontesi, prima che io iniziassi a fare questo lavoro... Immagino che li avrai martellati per bene, poveri, me ne immagino che... Però, quando vanno al ristorante lo chiamano, cosa devo bere? Prima che mi sgridi, poi dopo, non sa mai. No, però in casa per dire si beveva... Cioè c'era questo mostro sacro che era il dolcetto, Barbera, basta. Fine, cioè... Nebbiolo era quello delle feste. Il Nebbiolo era quello dell'occasione e un bianco piemontese in casa non l'ho mai visto. Cioè io un'erbaluce in casa non l'ho mai vista. Ma nessun bianco piemontese ho mai visto in casa. Perché? Perché comunque tanti hanno dei preconcetti, come dicevo prima, devo bere un bianco, che ne so, Trentino Alto Adige, sì, oppure sì, i vini del sud, i campani, per dire... E cioè noi abbiamo delle cose molto fighe. Intanto diciamo che noi abbiamo vissuto questi, adesso voi siete più giovani, cioè, però in questi ultimi 20-25 anni veramente il mondo del vino è cambiato radicalmente. Ed è vero che io vedo, per esempio, adesso visto che siamo nei ricordi di famiglia, io mio padre che mi ha trasmesso questo amore del vino, ma mi ricordo anch'io che però ho visto crescendo la differenza che una volta si beveva il vino che si andava a prendere la Damigiana e si travasava e c'era il vino per un po' di mesi o per l'anno, e poi andando in giro si cominciava a prendere le bottiglie, e fino agli ultimi anni che il vino sfuso non entrava più in casa, entravano solo più le bottiglie tappate, diciamo, la butta stupa, come si dice in piemontese. E poi andando a cercare cose anche diverse, un po' particolari, ma quindi quello che dici tu, il dolcetto, il Barbera, che erano poi i rossi tradizionali, quelli che si contendevano un po' il mercato, diciamo, sia da quando andavi in un'osteria e che chiedevi un bicchiere di rosso, al 99% dei casi era uno dei due, cioè non scappavi. Sì, che all'epoca da lì forse neanche si chiedeva il bicchiere, c'era proprio la carafa. Ma ti davano poi il bicchiere. Adesso il bicchiere, se non ha il piede, se non ha lo stelo, non siamo contenti. Ma qui una volta che non parliamo di 100 anni fa, ragazzi, io vabbè, voi siete molto più giovani di me, ma sono cose che fino a un po' di anni fa erano, diciamo, la norma. E anche adesso vediamo che il bicchiere con lo stelo cosa lo troviamo quasi dappertutto, non dico dappertutto, ma anche nei posti più semplici, ma questo è una cosa proprio di questi ultimi anni, perché non era sempre così. Quindi un mondo, questo vuol dire che è un mondo in evoluzione, lo dicevamo ieri con due colleghe giornalisti, un mondo dove comunque c'è da imparare tutti i giorni, voi, noi che comunichiamo, perché è un mondo talmente vasto, talmente ampio, talmente variegato, dove veramente non si finisce mai di imparare, e questo è anche una cosa bella. Bene. Il mentore ha detto che questo è il mestiere dove tu ti puoi innamorare ogni giorno, perché c'è sempre una cosa... Assolutamente, mi trovi interamente d'accordo, assolutamente vero, perché ogni giorno trovi qualcosa... Pensiamo a livello di azienda, a livello di vitigni, a livello di vini, a livello di territori, di a livello di persone, di lavorazione, di persone. Quindi ci sono talmente incontri che tu fai che è impossibile che non ci sia una cosa nuova, una cosa che ti affascina. Per esempio prima col vostro collega, con Claudio lo chef, eravamo in tre e ognuno di noi a un certo punto ha detto: ah, toh, questa cosa non la sapevo, quindi è una cosa nuova che ho imparato oggi, ma è quello che è bellissimo. Quindi, e direi che
adesso non so più chi è che diceva questa cosa, che diceva appunto che una giornata senza aver imparato qualcosa di nuovo è una giornata sprecata. Ma penso che per noi, che poi siamo guidati, l'hai detto a Diego, hai parlato di curiosità, io quando ancora vado nelle scuole alberghiere così dico sempre ai ragazzi: la curiosità è quella che vi deve guidare, è quella che un domani farà la differenza tra un bravo cuoco, un bravo responsabile di sala, un bravo sommelier e uno normale, quello che si, diciamo, diversifica, proprio perché la curiosità vuol dire andare a vedere cosa fanno gli altri, vuol dire crescere. Io credo che voi due siete già cresciuti molto, ma crescerete ancora proprio per questa curiosità, per questa voglia di fare. Io ringrazio Diego Bava, ringrazio Giampiero Seano, io vi invito anche di andarli a trovare questi giorni, mi raccomando, prima delle 18 per qualche tempo. Loro ovviamente sono rigorosi, tutto è fatto in sicurezza proprio per la maggior tranquillità di tutti noi, col rigore che è dovuto in questi giorni, e soprattutto io mi auguro che ci si possa ritrovare presto in amicizia, in convivialità, per brindare tutti insieme. Grazie Giampiero e grazie Diego. Grazie. Grazie ovviamente a voi per l'ascolto. Buona serata. Infatti è l'ultimo incontro di questo percorso, di questi portici divini che ci hanno accompagnato attraverso i vigneti della viticoltura torinese, i vigneti della provincia di Torino. Quattro zone, l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, per sette denominazioni di origine, tra cui una denominazione di origine controllata e garantita. Quattro zone che sono Valsusa, Pinerolese, Collina Torinese e Canavese. Ieri abbiamo parlato in modo un po' più approfondito del Canavese e del Pinerolese, oggi ci soffermiamo sulla Valsusa e sulla Collina Torinese. Allora, Collinese, cominciamo con la Collina. È l'ultima propaggine del Monferrato. Effettivamente sia a livello di terreni che proprio di territori siamo sulle ultime appendici del Monferrato, che arrivano fino alle porte della città di Torino, che arrivano, diciamo, vicino al Po. Una volta si diceva proprio che le vigne della Collina Torinese venivano denominate negli atti pubblici, nei contratti d'affitto, nei contratti di vendita, come vine ultra padum, le vigne al di là del Po. Questa zona ha avuto un grande sviluppo nel Settecento, perché oggi come oggi per noi la Collina Torinese è veramente a due passi dalla città, con la macchina si va in un attimo, ma una volta si facevano già le gite fuori porta, erano le località di villeggiatura per l'aristocrazia torinese, che avevano delle tenute, delle proprietà in questa zona della collina, delle ville che venivano indicate col nome di vigne, e questo è significativo perché tutte disponevano di viti dalle quali si ottenevano delle uve che venivano vinificate per lo più per l'utilizzo della famiglia, per l'utilizzo di queste persone. La più conosciuta, la conosciamo, è Villa della Regina, che era chiamata proprio Vigna della Regina. Ecco, questa collina torinese, come diciamo un po' dappertutto in Italia, la vigna è arrivata con i Romani e è sopravvissuta alle invasioni barbariche dopo la caduta dell'Impero Romano, anche qui come ogni dove, grazie ai monaci, i monaci che all'interno dei loro conventi, dei loro monasteri continuavano a praticare la viticoltura, continuavano a vinificare per la celebrazione dell'Eucaristia. Qui nella collina torinese sono i monaci agostiniani, quelli dell'abbazia di Vezzolano, cui si deve molto probabilmente il perdurare e la, diciamo, della viticoltura in questa zona. Due sono le denominazioni d'origine che caratterizzano la collina,
che prende proprio il nome dal territorio, la DOC Collina Torinese, che è data del 1990, quindi è la più recente, e quella, diciamo, oserei dire storica del 73, Freisa di Chieri. Pensate che dell'uva Freisa addirittura si dice che abbia una storia di più di 500 anni, ci avrà proprio questo documento, un documento di una zona, di una dogana in quel di Pancalieri, che parlava di Carrà, quindi la Carrà era il contenuto di un carro di Carrà di uva Fresia, così come veniva chiamata una volta Fresia o addirittura al plurale Fresie. E quindi c'è già questa testimonianza di più di 500 anni fa. E la denominazione Collina Torinese comprende diverse tipologie di vini. Mi piace ricordare Cari e Malvasia, che sono, diciamo, due vini dolci, due, per essere precisi, mosti parzialmente fermentati. Il Cari dall'omonima uva che nel resto del Piemonte viene anche conosciuta come Pela Verga di Saluzzo. E Malvasia, ovviamente, che viene dalle due malvasie, diciamo, dalle due malvasie che caratterizzano la Collina Torinese in provincia di Torino e in provincia di Asti, che sono la malvasia di Schierano, quella di Castelnuovo Don Bosco, poi c'è anche quella di Casorzo. Comunque, diciamo, sono queste malvasie rosse che danno questi vini dolci, vini da dessert, che sono molto apprezzati, diciamo, freschi anche d'estate. Il Cari con questa dolcezza si diceva anche che era proprio l'uva e il vino delle merende sinoide, che si abbinava anche coi salumi, coi formaggi, si faceva ante litteram un abbinamento per contrasto. Ecco, questo, diciamo, per dare proprio un'infarinatura sulla Collina Torinese. Poi abbiamo la Valsusa, ecco, la Valsusa insieme al Pinerolese sono queste due viticolture, diciamo, che si trovano ad ovest della città di Torino, diciamo più a nord la Valsusa. La Valsusa, questo corridoio naturale che ci permette di comunicare con la Savoia, che ci permette di comunicare con la Francia. Qui la viticoltura anche è data da lungo tempo. E prime tracce della viticoltura in Valle di Susa le abbiamo proprio grazie a questo documento, che è conosciuto come il testamento di Abbone, che è questo, era questo console, questo magistrato di Susa, questo romano, e che ha lasciato proprio questo testamento alla, diciamo, all'abbazia di Novalesa, e dove parla proprio di terreni vitati, parla di vigneti, ecco, quindi parlo di 739 d.C., quindi sono le prime tracce della viticoltura in Valle di Susa. Ma la viticoltura di Valle di Susa ha sempre avuto un ruolo importante, una viticoltura di montagna, una viticoltura difficile, una viticoltura che ci porta ad altitudini fino a 1000-1100 metri, parliamo dei limiti proprio di areale di coltivazione della vite, e parliamo anche dei vigneti più alti d'Europa, vigneti, diciamo, insieme a quelli, alcune zone della Valle d'Aosta o del Vallese Svizzero. Questa Valle di Susa, che ripeto ha sempre avuto un'importanza fondamentale per la viticoltura, abbiamo testi del Settecento che parlano delle vigne più importanti, parlano dei vini più rinomati e parlano proprio di Chiomonte, parlano quindi della Valle di Susa insieme a Serralunga, ma parlano anche di Montalciata e di Valdengo, che sono zone oggi in provincia di Biella. Questi erano i comuni importanti per la viticoltura dell'epoca. Non dobbiamo stupirci che la Valsusa rientrasse tra, diciamo, le zone importanti, e le testimonianze ci parlano anche dei prezzi più alti che avevano le uve in questa valle, perché laddove vi erano le foreste vi era anche facilità per avere i pali di sostegno
della vite, quindi in un periodo dove i trasporti non erano quelli di oggi, non erano quindi diciamo così facilitati, il fatto di disporre del legname per i pali per sostenere la vite erano fondamentali. Valsusa, che ha conosciuto dei momenti di difficoltà, ovviamente con la filossera, come tutta la viticoltura italiana e la viticoltura francese, forse che qui nella valle è arrivata un po' dopo, perché la filossera diciamo ha colpito a seconda delle zone tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, qui addirittura mi sembra che sia addirittura andata avanti tra le due guerre mondiali, poi poteva anche questo significare la fine della viticoltura, però con l'innesto sul piede americano siamo riusciti anche a mantenere alcune varietà autoctone. Quando si parla di Valsusa si pensa a Vanat, si pensa a Becquet, si pensa Becquet, io l'ho pronunciato alla francese, qualcuno lo pronuncia Becquet, anche le grafie sono diverse. Parliamo di quest'uva bianca che è il Baratuchat, che in questi ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza, che sta tornando in auge, ma tante altre ancora uve. Vanat e Becquet, che erano sempre proposte insieme, teniamo conto che i vigneti tante volte della Val di Susa sono vigneti dove troviamo più varietà, più vitigni di uva insieme, dove si vinificavano diciamo senza distinzioni, c'erano degli assemblaggi che peraltro nascevano dalla conoscenza comunque di queste uve, per esempio Vanat e Becquet sono due uve complementari, la Vanat che dà un vino scarico di colore, un vino più beverino, più leggero, mentre Becquet dà importanza, dà corpo, dà strutture, dà colore all'assemblaggio, quindi insieme trovavano un ottimo equilibrio. Oggi come oggi spesso queste uve, in particolare la Vanat, viene anche vinificato diciamo in purezza con dei risultati molto molto interessanti. Ecco, un altro periodo dove avrebbe potuto scomparire la viticoltura in Valsusa è stato poi quello dell'industrializzazione della Bassa Valle, ma però le aziende diciamo sono rimaste, alcuni viticoltori che noi definiamo eroici hanno saputo mantenere questa tradizione nelle valli, ancora oggi ci sono queste cantine che continuano diciamo con tutte le difficoltà di una viticoltura di montagna a mantenere gli insediamenti umani, gli insediamenti agricoli in valle. Ripeto, abbiamo parlato di viticoltura eroica, qui tutto viene lavorato a mano, viene lavorato quindi senza ausili meccanici, su terrazzamenti, in terreni con forte pendio, con tante difficoltà, e la DOC del 97 prende il nome del territorio, DOC, Valsusa DOC, e ricordiamo ancora che un po' di anni fa si è anche diciamo creato questo vino del ghiaccio, questo vino le cui uve sono vendemmiate quando i grappoli sono colpiti dal freddo, quando i grappoli sono ghiacciati e vengono vendemmiati la mattina presto. Questo, diciamo, parliamo veramente di produzioni confidenziali, credo che siamo su un centinaio di bottiglie ogni anno, ma anche questo fa parte di una diciamo chicca enologica, una di quelle perle del territorio torinese. Ecco, questo territorio torinese che con le sue quattro zone ci offre veramente dei vini che hanno una forte identità territoriale, che dietro a ogni etichetta raccontano la storia di un territorio, la storia di una famiglia. Ecco un po' diciamo quello che voleva essere la nostra tradizione torinese raccontata e che troviamo sempre nella guida Torino DOC della Camera di Commercio di Torino, con questa selezione che viene fatta ogni due anni per premiare le aziende e i territori di questo torinese. Grazie dell'ascolto. Grazie, io direi. Assolutamente sì. Prima di tutto. No, adesso io
mettiamo la mascherina. Allora voglio ringraziare personalmente Alessandro, perché come sempre ci hai condotto in una o due giorni interessantissima, grazie alla tua capacità, quindi ti ringrazio personalmente. Ringrazio anche chi ci ha ospitati, cioè il Lab di Piazza Vittorio. All'ultimo momento, appunto essendo mancata la sede che doveva essere a Palazzo Carignano, devo dire grazie appunto al presidente dell'Associazione Commercianti di Piazza Vittorio, siamo stati ospitati in questo bellissimo spazio, devo dire, molto interessante. Ringrazio anche lo staff dei tecnici, in particolare Gabriele, che ci ha assistito in questi giorni. E speriamo appunto che, insomma, facciamo un auspicio, no? Che la prossima edizione, insomma, sia un po' più, come dire, serena, diciamo così. Assolutamente. Okay. Ovviamente il ringraziamento doveroso alla Fondazione Contrada Torino Olus, di cui è l'architetto Tagliasacchi, germano, è il direttore, perché anche quest'anno siete voi che avete gestito, proprio con le difficoltà in più di quest'anno, in modo egregio, quindi grazie, grazie a Germano, a tutto il suo staff, e l'abbiamo detto più volte oggi, la Camera di Commercio di Torino, che ci sostiene sempre, che continua a sostenerci nella promozione delle eccellenze del territorio. Grazie a tutti, grazie, alla prossima. Ciao Ale. Ciao Germano e ciao a tutti.